lo rappresento io, Signore, il Signore, come mio padre, come Don Camillo e Perpone. Ecco, buonasera, ho fatto 3 volte la salita, ma qui ci teniamo in forma, non preoccupatevi. Allora, buonasera a tutti, io do solo il benvenuto a chi non è di qui, perché chi è qui, di qui è già stufo di sentirmi troppe volte. Quindi, chi è riuscito a sfidare la notte e non ancora il freddo, così è riuscito a venire su, e grazie della vostra presenza. Credo stasera abbiamo tutti qualcosa da imparare. Io ho avuto la fortuna di cenare già con i nostri ospiti stasera, e quindi già ho potuto, anche qualcun altro in realtà nel tavolo dietro, sono già arrivate. Non so, è che non sono ancora arrivata. Secondo me ho già sentito quel che dicevamo, non è quello più. No, vero, quelle due ragazze? Ho sentito contando che non ci sono. Non ci sono, ho già sentito tutto a tavola. Vabbè. Quindi niente, benvenuti e buon incontro. Io non sono tra gli organizzatori, ringrazio solo chi lo ha fatto, perché per noi è sempre un momento bello, ecco, di non solo di aggregazione, ma anche per portare a casa qualcosa per la nostra vita, ecco. Grazie, lascio a Beppe Amico. Beppe Amico, direttore della Caritas, quindi veramente la colonna della nostra diocesi. Buonasera, mi accodo a Don Canto, saluto tutti voi che siete venuti sulla cisterna. Io non parlo del freddo perché noi qua con l'aria ventilata si sta bene. Allora vi ringrazio della vostra partecipazione, ringrazio anche il museo che ha organizzato questo incontro. Sentiamo e buonasera a tutti. Allora, buonasera, vi porto i saluti da parte dell'Associazione Museo e dell'AINC. Siamo felici di ospitare questo incontro che ci è stato proposto, quindi non l'abbiamo organizzato noi, ma è stato organizzato dalla Caritas Diocesana di Asti all'interno del progetto Vicini e Lontani, e noi abbiamo raccolto la proposta che ci ha fatto Beppe Amico con entusiasmo, perché da anni collaboriamo con la Caritas. La parrocchia è una Caritas abbastanza attiva, per non dire molto molto attiva, per cui siamo onorati di avervi qui questa sera. Il progetto del Polo Città Attiva è realizzato in collaborazione con varie realtà: il museo, l'amministrazione comunale, il Polo Città Attiva per la Stigiana Albese dell'Istituto Comprensivo di San Damiano, l'ISRAT, le parrocchie di Cisterna, la libreria Il Pellicano, che ci manda sempre sui libri che potrete acquistare al termine dell'incontro. Questa sera parleremo di Don Milani, metodologie tecniche alla scuola di Barbiana, con una persona illustre che è Edoardo Martinelli, che è un testimone di questa scuola, e lo presenteranno e dialogheranno con lui Beppe Amico, che ha organizzato la serata, Marisa Barbello e Nicoletta Fasano, che è una cittadina onoraria del nostro paese. Vi annuncio i prossimi incontri: a dicembre, martedì 5 alle ore 18, Uomini contro, la lunga marcia dell'antifemminismo italiano, con Mirella Serri e Nicoletta Fasano. Lo faremo a distanza, perché noi in genere nel periodo invernale facciamo gli incontri a distanza con la piattaforma Meet. Sono tutti gratuiti, quindi vi potete iscrivere, questo lo dico per chi non ha partecipato mai ai nostri incontri online. Domenica 17 dicembre ci sarà come protagonista Luca Peyron, e sarà con lui Don Mauro Canta, che farà da intervistatore, Cieli sereni, trovare Cristo seguendo le stelle e con l'uso del telescopio. Ultimo, ma non ultimo, il prossimo incontro del mese di novembre, che sarà domenica, con il nostro vescovo, che presenterà il suo ultimo libro. Lascio ora la parola a Beppe Amico. Grazie a tutti. Grazie. Se va bene io sono seduto, così non facciamo troppi alza e abbassa. Allora, sono molto contento di essere qua, sono contento che ci sia anche il
al sindaco, oltre che al parroco, siete una comunità bellissima, quella di Cisterna. Non lo dico perché sono qua, ma lo dico perché lo penso davvero. Ho visto come vi muovete su tanti fronti, ho visto come avete accolto la famiglia afghana quando è esploso purtroppo quello che è esploso a Kabul, e voi siete stati molto, molto attivi, ma vedo anche tutto il resto. Non ultimo, il gruppo di giovani che è venuto giù domenica a servire al pranzo di fraternità in occasione della giornata mondiale dei poveri, quindi veramente con piacere sono qua. Ed è proprio legato alla giornata mondiale dei poveri che è nato questo incontro di questa sera, perché giornata mondiale dei poveri è un'occasione per animare le comunità. Questo è il principio che Papa Francesco ha voluto, non ha detto organizzate delle raccolte, si fanno anche le raccolte, ma la cosa principale è avere attenzione ai poveri e farlo in un'ottica di animazione delle varie comunità. In previsione della giornata mondiale dei poveri, avevo proprio pensato di invitare qualcuno degli allievi di Barbiana, perché quest'anno, lo sapete, il centenario della nascita del priore di Barbiana, Don Milani. A giugno le Api hanno organizzato ad Asti la presentazione dell'ultimo libro di Lancisi, che è sul tavolo insieme agli altri libri. Io ho partecipato a questo incontro, ho letto questo libro, mi è piaciuto, sono ritornata alla memoria un po' anche degli ideali di quando eravamo obiettori di coscienza in servizio alla Caritas, quindi voglio dire, qualcosa nelle mie corde personali è vibrato nuovamente. E allora da lì sono partito dicendo: provo a chiedere al giornalista se ha in contatti con gli allievi di Don Milani, me ne suggerisce qualcuno per invitarlo ad Asti. E il nominativo, il primo che mi ha dato, è stato proprio quello di Edoardo. Poi è arrivato un secondo nominativo che sarà presente nell'incontro di domani. Passo successivo, esce un bando della Regione Piemonte per supportare il terzo settore e abbiamo deciso di partecipare. È stato un progetto che è stato valutato positivamente, è stato finanziato. Tra le varie azioni c'è anche l'azione di animazione all'interno della quale abbiamo inserito questo incontro. E abbiamo deciso di venire a Cisterna per questa ragione. Noi avevamo immaginato di fare un unico incontro, quello di domani. Domani noi ci troveremo alle 17:30 in seminario, insieme a, oltre che con Edoardo, insieme a Gianni De Maio, che è un altro allievo, e dialogheremo cercando di prendere in esame l'ultimo rapporto di Caritas Italiana su povertà e disuguaglianza in Italia, che è stato pubblicato venerdì scorso. E alla luce di quei dati, che sono poco confortanti, perché la povertà sta aumentando in Italia, e ne parleremo appunto domani, faremo una riflessione su come Don Milani avrebbe reagito a questi dati. Quindi lui, che ha messo in piedi una scuola, e stasera ci dedichiamo a questo, che tipo di atteggiamento avrebbe avuto per affrontare questo? Nel momento in cui abbiamo scritto il progetto, ci siamo permessi di chiedere anche alla comunità di Cisterna se tu sottoscriveva una lettera di adesione. Il sindaco molto generosamente ha partecipato e quindi mi è sembrato giusto cominciare proprio da Cisterna. Perché nel frattempo Edoardo mi dice: ma io sono in giro per l'Italia, non mi fare tornare a casa per ripartire e venire ad Asti. Io arrivo in anticipo, infatti è arrivato ieri. E allora, visto che lui era qua, abbiamo detto valorizziamo le sue competenze e iniziamo, aggiungiamo un incontro, lo aggiungiamo appunto a Cisterna, e un incontro dedicato alla didattica, proprio perché lui è stato uno dei co-estensori della lettera a una professoressa, oltre ad aver anche collaborato nella scrittura di lettera ai giudici, quindi voglio dire, un'esperienza molto forte. Prima però di entrare nel merito, direi di cominciare a creare l'atmosfera con una prima lettura. Ilaria, ti do il microfono così. Cara signora, lei di me non ricorderà nemmeno il nome,
ne ha bocciati tanti. Io invece ho ripensato spesso a lei, ai suoi colleghi, a quell'istituzione che chiamate scuola, ai ragazzi che respingete. Ci respingete nei campi e nelle fabbriche e ci dimenticate. 2 anni fa, in prima magistrale, lei mi intimidiva. Del resto, la timidezza ha accompagnato tutta la mia vita. Da ragazzo non alzavo gli occhi da terra, strisciavo alle pareti per non essere visto. Sul principio pensavo che fosse una malattia mia o al massimo della mia famiglia. La mamma è di quelle che si intimidiscono davanti a un modulo di telegramma. Il babbo osserva e ascolta, ma non parla. Più tardi ho creduto che la timidezza fosse il male dei montanari. I contadini del piano mi parevano sicuri di sé, gli operai poi non se ne parla. Ora ho visto che gli operai lasciano ai figli di papà tutti i posti di responsabilità nei partiti e tutti i seggi in Parlamento. Dunque, son come noi. E la timidezza dei poveri è un mistero più antico. Non glielo so spiegare io che ci sono dentro. Forse non è né viltà né eroismo, è solo mancanza di prepotenza. Grazie Ilaria, questo è l'inizio di Lettera a una professoressa. Siamo nell'anno 1967, è l'anno in cui Don Milani muore, quindi è stato uno dei suoi ultimi lavori. Lui ha scritto Esperienze pastorali, poi ha scritto L'obbedienza non è più una virtù e quindi Lettera a una professoressa, è stata la sua ultima fatica. Poi sono state raccolte le tante lettere che lui ha scritto e quindi abbiamo tanti volumi che raccolgono e commentano le sue tante lettere. Io ne ho portato uno in questo periodo. Queste sono le opere che sono rimaste. Si parla di didattica, io non sono esperto in didattica, allora quando ho pensato all'organizzazione dell'incontro ho subito cercato di trovare delle persone all'altezza del dialogo. Io posso introdurre, posso dire qualcosa sulla povertà, posso fare delle domande sulla biografia di Edoardo legata a Don Milani, ma sulla didattica non mi butto perché non sono competente. Allora abbiamo invitato, e diciamo grazie perché hanno accettato, Marisa Barbello, che conoscete, che comunque ricordo è stata docente, è partita dalle elementari, ha finito alle superiori, è stata anche vicepreside, oltre che aver fatto esperienza di sindaco a Chiusano per diversi anni. E Nicoletta Fasano, che è storica, ricercatrice, direttrice dell'ISRAT, non è proprio un'insegnante, ma laboratori nelle scuole ne ha fatti, e dovendo tornare indietro nel tempo e contestualizzare l'esperienza di Don Milani, la sua esperienza di storico e di ricercatrice è sicuramente importante questa sera. Quindi io farò da colui che introduce, poi però le domande tecniche le fanno più loro, e chi ci racconterà tutto è Edoardo. Propongo la seconda lettura, così facciamo un passo avanti, questa volta è chiara. L'anno dopo ero maestro, cioè lo ero tre mezze giornate alla settimana. Insegnavo geografia, matematica e francese a prima media. Per scorrere un atlante o spiegare le frazioni non occorre una laurea. Se sbagliavo qualcosa, poco male. Era un sollievo per i ragazzi, si cercava insieme. Le ore passavano serene senza paure, senza soggezione. Lei non sa fare a scuola come me. Poi insegnando imparavo tante cose. Per esempio, ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è la politica, sortirne da soli è l'avarizia. Dall'avarizia non ero mica vaccinato. Sotto tutti gli esami avevo voglia di mandare al diavolo i piccoli e studiare per me. Ero un ragazzo come i vostri, ma lassù non lo potevo confessare né agli altri né a me stesso. Mi toccava essere generoso, anche quando non lo ero.
A voi vi parla poco, ma coi vostri ragazzi fate meno, non gli chiedete nulla, li invitate soltanto a farsi strada. Grazie Chiara, io sottolineo solo alcuni termini che verranno poi ripresi dopo. Nel primo c'è un bocciato che parla e parla di timidezza nel rapporto con l'insegnante, invece abbiamo sempre lo stesso che dice: dopo pochi anni mi sono trovato ad insegnare agli altri, non ne avevo tanta voglia, mi obbligavano a farlo. C'è un'educazione a cooperare e questo è un altro aspetto importante. Adesso entriamo nel vivo e quindi cominciamo a conoscere di più Edoardo, che ringraziamo perché è venuto e si è reso disponibile. Io qualcosa di lui lo so perché abbiamo già mangiato una pizza ieri sera, fatto un pranzo oggi, un'altra cena questa sera, quindi chiacchierando qualche cosa è già venuto fuori. Allora, quello che ricordo è che è nato a Rho, ma la sua famiglia è di origine della Lunigiana, famiglia numerosa, che siete andati a Rho perché? Come sei ritornato a Barbiana e che impressione hai avuto quando hai incontrato il priore? Grazie intanto per questa opportunità che mi date di riflettere con voi del priore di Barbiana e anche della scuola. Allora, io faccio parte degli ultimi allievi di Don Lorenzo Milani, quelli che si legano alle grandi scritture collettive, ai giudici e alla professoressa. E quando ascoltavo le letture, notavo come subito, e questa era un po' anche il modo di rapportarsi di Don Lorenzo in qualsiasi contesto, come emerge subito, l'identità dei ragazzi. Chi scrive in prima persona, voi sapete che gli autori, cioè quelli che fisicamente hanno scritto il testo, eravamo rimasti in otto perché l'ultimo anno il priore era malato e di conseguenza la scuola si era un po' allentata in quanto non prendeva più ragazzi nuovi. E quelli che parlano in primo piano sono i bocciati, ma i bocciati delle scuole magistrali, perché a Barbiana non esistevano bocciature, anzi, se noi rivisitiamo uno dei documenti più significativi, quando nel 62 il priore fa la famosa conferenza ai direttori didattici, invitato dalla Pira, dal governo La Pira di Firenze, è proprio il direttore, che faceva parte anche del movimento di cooperazione educativa, ci tengo a precisarlo perché molti pensano a un Don Milani completamente isolato da quello che è il dibattito o il contesto che lo circonda. E in quella occasione Zangrilli, che è il dirigente scolastico che ho nominato, chiede a Don Milani di spiegare il miracolo di Barbiana e Lorenzo risponde dicendo: devo il miracolo di Barbiana alla cultura contadina, i contadini sono gli unici veri educatori perché non scherzano con i ragazzi. Zangrilli, chiedendo di spiegare il miracolo di Barbiana, aggiunge anche, perché è incredibile che ragazzi completamente destrutturati passano un'estate a Barbiana e tornano completamente. Quindi Barbiana non è il luogo dei bocciati. Le bocciature alla scuola superiore sono uno scontro politico,
cioè un modo di pensare alla scuola completamente diverso. Allora, come giungo io a Barbiana? Io in seconda media avevo già deciso di rinunciare alla scuola, no? Come tanti ragazzi del boom economico, vedevamo i nostri fratelli che, trovati il lavoro, erano pieni di risorse, no? La macchina, la casa si riempiva di televisore, frigorifero. Non era facile capire cosa stesse succedendo, e quindi anch'io ero un po' succube di quello che era un po' la tendenza dei giovani da allora. E quindi non è che avessi altre. E mio cognato, che era nella segreteria del sindacato di Rho, insieme a Maresco Ballini, che è uno dei primi allievi di Don Lorenzo a San Donato, vedendomi in difficoltà, essendoci questo rapporto di conoscenza, no, tra il mondo di Barbiana e casa mia, gli venne normale di dire: tentiamo questa strada. E quindi io mi ritrovai a Barbiana, e devo dire che la cosa che maggiormente mi ha impressionato, e ci tengo a dire, perché tutti pensiamo a un contesto dove non esiste nulla, no? Barbiana è quel luogo dove non c'è la strada, non c'è l'acqua, non c'è. Praticamente leghiamo Barbiana alle estreme povertà. Questo anche grazie a intellettuali di valore come Balducci, padre Balducci, che anche lui descrive una Barbiana fatta di bambini e che non cambia mai. Ovviamente la riflessione che facciamo noi allievi è: ma se in un contesto destrutturato arriva un buon educatore e quel mondo non cambia, tanto vale licenziarlo. E allora come mai intestare le scuole a Don Milani, le tante associazioni? Quindi è ovvio che io devo un po', no, nel, cioè, è vero che andare a Barbiana a quei tempi costituiva un po', no, il vivere un isolamento totale, però io, provenendo da una famiglia contadina della Lunigiana, conoscevo la montagna, no? Dove si va a letto a lume carburo, no? si lavora fin da piccoli, perché a 6 anni già si va a badar pecore, comunque si aiuta a svolgere tanti lavori. Ma quello che mi ha impressionato è il laboratorio massimo della nostra scuola. Perché? Perché era ricco di laboratori significativi che ti mettevano a contatto non solo con i libri, ma anche con la tua manualità. C'era lo studio fotografico, la falegnameria, l'officina, c'era il telescopio, e poi avevamo anche costruito con la portantina delle processioni, no? Questo strumento che consentiva di puntare il canocchiale a secondo di dove erano gli astri. Avevamo lo spazio dove apprendere le lingue in lingua madre, francese, inglese, tedesco e anche arabo, perché Francuccio voleva andare nel Nord Africa, e quindi è logico che la volontà nell'aderire ai
bisogni e ai desideri dei ragazzi, per Don Lorenzo era basilare, quindi c'era anche l'arabo, ma Barbiana è un centro editoriale, se si vuole, no? Avevamo tutti gli strumenti, anche, come avete capito, per scrivere insieme, no? Ciclostile, la macchina da scrivere, e anche macchine da scrivere sempre più moderne, perché il mio arrivo a Barbiana coincide con l'arrivo anche dell'elettricità. Cioè, ora non mi dilungo, se no, però è importante per me far capire un Don Milani in evoluzione, cioè un Don Milani umanizzato, che riflette con il suo mondo, con il suo contesto, e nello stesso tempo cambia le strategie a secondo dei bisogni. La scuola nasce come avviamento professionale, diventa scuola media unificata, e poi al periodo mio era una scuola superiore dove si formava per andare alle magistrali, diventare sindacalisti, quindi si studiava economia, diritto, eccetera, oratoria. Avevamo anche il cineproiettore, a proposito d'oratoria. Don Milani si faceva dare, no, il film che al Cineforum della Ginestra si sarebbe dato durante la settimana, ce lo faceva vedere alla Moviola e poi ci diceva: e ora andate, mangiatevi quegli intellettuali. Quindi termino con questa espressione: Barbiana è quel luogo dove il momento della fruizione dello strumento didattico coincide con il tempo e il luogo dove lo si produce, quindi creando totale integrazione tra scuola e vita. Non è affatto banale quello che hai detto, questa integrazione. E poi ti ringrazio, perché io ho sempre pensato a Barbiana come un luogo d'esilio, come un luogo estremo, di estrema povertà. Tu invece ci hai detto che c'è stata un'evoluzione, la presenza di Don Milani ha cambiato il luogo e ha portato avanti anche un processo di didattica e di scuola che è partita in un modo e è andata avanti in un altro. E questo ci aiuta, diciamo, a comprendere meglio quella realtà. Invito alla terza lettura, che è sempre tratta da Lettera a una professoressa e che ha a che fare proprio con Edoardo. Dopo la licenza partì per l'Inghilterra. Avevo 15 anni. Prima lavorai da un contadino a Canterbury, poi da un vinaio a Londra. Nella scuola l'andare all'estero equivale ai vostri esami, ma è esame e scuola insieme. Si prova la cultura al vaglio della vita. In conclusione, è un esame più severo dei vostri, ma almeno non si perde tempo sulle cose morte. Al nostro esame sono passato bene. Sono tornato a casa vivo e ho riportato anche quattrini. Ma soprattutto sono tornato pieno di cose capite che sapevo raccontare. Prima di me, di casa nostra, era stato all'estero solo lo zio Renato, in Etiopia alla guerra. Da piccino seppi un po' di geografia, gli chiesi di raccontarmi del canale di Suez. Non si era accorto d'esserci passato. Me all'estero ammazzare contadini non mi ci porterete. Ci sono stato in casa. C'era un ragazzo della mia età, una figliola più piccola. Hanno una stalla come noi, raccolgono patate, fanno fatica. Perché dovrei ammazzarli? Mi è molto più straniera lei, ma stia tranquilla, purtroppo mi ha dato pacifista. A Londra stanno peggio che in campagna. Eravamo nei sotterranei della City a scaricare camion. I miei compagni di lavoro erano inglesi e non sapevano scrivere una lettera in inglese,
spesso se la facevano scrivere da Dick. Dick qualche volta chiedeva consiglio a me che ho studiato sui dischi. Anche lui parla soltanto Cockney. 5 metri sopra le nostre teste c'erano quelli che parlavano l'inglese della regina. Il Cockney non è molto diverso, ma chi lo parla è segnato. Nelle loro scuole non bocciano, deviano verso scuole di minor pregio. I poveri nelle loro si perfezionano a parlare male, i ricchi a parlare bene. Della pronuncia si capisce quando uno è ricco e che mestiere fa il suo babbo. In caso di rivoluzione si sbudelleranno tutti facilmente. Quando tornai in Italia non mi ricordavo d'essere stato timido. Spiegarsi alle frontiere, litigare col principale e coi monarchi, difendersi dai razzisti e dai finocchi, risparmiare, decidere, mangiare strano, aspettare la posta e inghiottire nostalgia. Mi pareva di aver provato tutto e ormai di aver vinto. Mi mancava solo di conoscere la vostra scuola da vicino. Ora l'ho provata. È stato come battere in un muro. Grazie Chiara. Sei Edoardo che ti ha mandato in Inghilterra. E allora la domanda è, prima di entrare proprio sulla metodologia didattica di Don Milani, che tipo era il priore? Perché sicuramente era avanti e in tanti testi si parla di Don Milani come un profeta, aveva una cultura estremamente ricca che riusciva a fargli vedere le cose in maniera molto lontana. Ma nel rapporto con voi era severo, metteva soggezione, voi stavate a scuola dalla mattina alla sera, anche la domenica. E il rapporto con lui com'era e lui come figura, che tipo di persona era? È una domanda che porta anche a un giudizio soggettivo, no? Quello che ho percepito io. Io l'ho avvertito con una forte attenzione verso noi ragazzi, per dire, io sono andato come tutti all'estero, ho deciso di andare in Inghilterra, perché avevo uno zio, quindi no, un fratello di mio padre, pensavo che questo mi potesse dare sicurezza. Per Don Lorenzo mandare i ragazzi all'estero era, come è stato detto, un esame al vaglio della vita. Ma se ci pensate bene, avevamo 15-16 anni quando partivamo da soli e anche un po' allo sbaraglio, perché avevamo i soldi per andare, i soldi per tornare e alcuni punti di riferimento. Quelli più piccoli invece no, prima andai da un contadino, cioè era il mondo dei quaqueri, per capire quanto era anche protettivo, cioè solo quando avevi fatto un percorso di anni alla sua scuola, allora ti lasciava andare da solo. Quando eravamo più piccoli, ci accoglievano in Inghilterra il mondo dei quaqueri, che erano comunità agricole. Anche Bertrand Russell era un quaquero, no? Perché anche un movimento religioso, politico. Però poi alla fine per noi era un po' ritrovare qualcosa che ci rimaneva familiare, cioè si passava da un contesto agricolo a un altro contesto agricolo dove potevamo convivere bene e imparare l'inglese. E io ho avuto più fortuna, perché in quel periodo in cui io andai in Inghilterra era arrivata a Bariana la segretaria di Eric Fromm. Eric Fromm, che aveva letto in maniera integrale la lettera a giudice tradotta in tedesco, quindi nella sua lingua, no, paterna, materna, come si dice, e si era emozionato tanto al punto che aveva mandato la Clara Eckhart
a Barbiana per capire meglio quest'uomo e voleva fare una biografia. Fra l'altro scriveva in quel giornale il Catholic Worker, da cui abbiamo estrapolato la famosa frase a Ikea, no? Che vuol dire mi importa e mi sta a cuore, non si lega al concetto di elemosina o di prendersi cura, mi importa, mi sta a cuore, ossia Barbiana è il luogo della presa di coscienza, ecco, questa è un po' un'identità significativa. Io quindi in Inghilterra trovai lavoro poi da quel vinaio, che in realtà era da Ellsworth, era una grande ditta di importo e esportazioni di vini, ma questo è un po' meno importante. Però ebbi, come notate dalla lettura, il compito di fare un'indagine conoscitiva sulla dispersione scolastica in Inghilterra, no, dove si, no, chi non aveva la cultura sufficiente veniva già dalla scuola elementare mandato in scuole peggiori, adibite solo a dare delle competenze per lavorare, no, nelle fabbriche o nell'agricoltura. Ma quindi la vicinanza con la Clara Eckhart, questo per far capire che mondo era Barbiana. Qualcuno si domanda come facevate a stare, no, perché Don Milani è descritto come una persona rigida e completa un po' anche, quello che mi avevi chiesto e magari mi era scappato un po' come, no, cioè io in Inghilterra, oltre che lavorare, ho partecipato ai sit-in di Bertrand Russell, ai concerti di Segovia che frequentavano i salotti della Clara Eckhart, e poi ovviamente, siccome ero un ragazzo, andavo anche ai concerti. Ho visto i Beatles suonare in Trafalgar Square quando il Liverpool vinse la Coppa dei Campioni, che sicuramente nel 66, perché io ero lì, eccetera eccetera. Cioè stare a Barbiana ti rendeva responsabile, capivi che lo studio aveva delle finalità, niente era astratto, si apprendeva per diventare protagonisti sia nella vita di paese che nella società. Grazie. E adesso chiederei a Marisa, e lascio a te il microfono, che cosa, cioè quando è uscita Lettera a una professoressa, come l'hai accolto, che cosa ha significato per te questo libro, in qualità di insegnante, e poi che una prima domanda dal punto di vista della didattica a Edoardo. Sì, grazie. Quando mi ha chiesto di parlare di Lettera a una professoressa, mi è andata la memoria molto lontano, perché io ho iniziato a insegnare nel 1974 e questa lettera è già stata pubblicata, però in quegli anni, gli anni 70, mi è capitato tra le mani e lo meditai veramente. E devo dire che è diventato uno degli obiettivi. Grazie, scusate. È diventato uno di quei testi che ti servono a capire qual è il faro con cui tu devi affrontare l'educazione in senso lato. Poi un conto è l'istruzione, ma un conto è l'educazione. E ripensando a questo libro, io vorrei proprio chiederti: esiste un metodo Don Milani? Quali sono, diciamo, i capisaldi di questo metodo?
E soprattutto, dato che questa scuola di Barbiana, come hai detto tu, voleva costruire, voleva aiutare i ragazzi a diventare parte attiva della società, questo era l'obiettivo di questa scuola. E per questo sceglieva gli strumenti giusti, per esempio, una citazione che è sempre stata fatta, i ragazzi che posseggono 2000 parole sono diversi da quelli che ne posseggono 6000, perché hanno più possibilità. I ragazzi di Barbiana, leggendo la lettera del professoressa, erano ragazzi che avevano l'obiettivo di leggere e comprendere un contratto di lavoro per capire che cosa stavano firmando e che cosa si stavano impegnando a fare. Ecco, e quindi io vorrei discutere sul metodo e su quelli che erano gli strumenti basilari che Don Milani riteneva fondamentali per costruire questi cittadini, perché l'obiettivo non era quello di trasmettere istruzione e basta, ma era quello di costruire dei cittadini. Sì. Intanto mi sembra significativo porre la domanda, ma allora chi ha scritto lettera a una professoressa? Non lo sai tu. E la risposta che io do è questa, ed è significativa e fa capire che alla scuola di Barbiana, dopo tanti anni di esperienza, anche un educatore come Don Milani non parla solo del suo essere, no? La famosa domanda dei confratelli preti di Santi di Calenzano, che appunto c'è nella esperienza pastorale, che gli chiedono di spiegare i metodi e le tecniche, e lui risponde: non chiedetevi il metodo e la tecnica, ma domandatevi come deve essere l'educatore. Cioè, è ovvio che questo ha un valore assoluto, cioè l'identità dell'educatore basilare. Però nella lettera ad una professoressa, come è definito il profilo dell'educatore? Regista e portatore di strumenti. E la prefazione che noi abbiamo alla lettera ad una professoressa, che è comunque significativa perché è un appello ai genitori, a quei tempi collaborativi, devo il miracolo di Barbiana alla cultura contadina, non al contadino in sé, alla cultura contadina, però ha come presupposto che tra Don Milani e i genitori c'era una forte complicità, cioè nel mondo contadino un insegnante che brontolava il ragazzo, se andava a raccontarla al padre, magari gli arrivava anche uno scappellotto, cioè non esistevano messaggi ambigui in quella stagione. Quindi, se vogliamo, Don Milani era anche un privilegiato in questo senso. È ovvio che oggi dobbiamo un po' reinterpretare lo spirito di Barbiana per riadattarlo a un contesto che è molto cambiato. Allora, se noi leggiamo, no? Premesso che questa prefazione doveva farla Michelucci, il quale doveva spiegare il valore del lavoro di squadra, perché in architettura, come nel cinema, ci diceva il priore, come nel teatro, esiste il regista, ma poi ognuno ha un suo ruolo. A volte un film ha valore perché l'attore è bravo, per esempio. Così come faceva riferimento ai famosi mestieri medievali, alla bottega, dove ognuno aveva un suo compito, era il lavoro di squadra che portava il risultato. Quindi, se voi leggete il testo nelle ultime righe, no?
dobbiamo ringraziare prima di tutto il nostro priore che ci ha educati e ci ha insegnato le regole dell'arte e ha diretto i lavori. Educatore, regista e portatore di studio. Poi moltissimi amici che hanno collaborato in altro modo. Per la semplificazione dei testi, vari genitori. Per la raccolta dei dati statistici, segretari, insegnanti, direttori, presidi, funzionari del Ministero e dell'Istat, parroci. Per altre notizie, sindacalisti, giornalisti, amministratori comunali, storici, statistici, giuristi. Cioè io se vi dico semplicemente che Barghiana era un via vai di gente, ma veramente un via vai di gente, dico poco, perché una volta mi sono anche perso a volere fare il conto delle persone che hanno riflettuto insieme a noi per scrivere lettere ad una professoressa. Potrei dire 500 persone. Cioè la ricerca conoscitiva di Don Milani aveva come significato andare proprio sul territorio e rigirarlo, no? Pensate alle statistiche, no? Voi vedete le statistiche che perdura qui, ecco, troviamone una significativa. Cioè, cos'era la statistica nella scuola di Barghiana? Intanto Don Milani la definiva così, il più alto atto d'amore. Perché nel lavoro statistico, se fatto seriamente, c'è una ricerca conoscitiva che coinvolge il territorio e la gente, perché avendo lui introdotto il punto di vista del perdente, non poteva basarsi soltanto su quello che diceva l'Istat, che comunque avrebbe fatto costruire la piramide, ma doveva anche trovare dei dati significativi per capire di più la società. Quindi la provenienza dei ragazzi, il reddito delle famiglie, il livello culturale, perché la povertà, come diceva, non si misura a pane e companatico, cioè la povertà si misura in base, diciamo, al livello culturale che ognuno ha. Quindi tanti parroci che poi alla fine erano quella decina di compagni di scuola che erano stati con lui in seminario, ai quali si aggiungevano i parroci limitrofi, diciamo, a Barghiana. E quindi i parroci hanno individuato le scuole, ma anche Zangrilli, il movimento di cooperazione educativa locale, ha dato mano a strutturare la ricerca. Quindi se cominciate a mettere, no, una diecina di, oggi si direbbe, istituti comprensivi, poi i parroci, poi gli esperti, poi i giornalisti, poi gli statistici, Matulli che ci spiega come fare una statistica significativa che fa capire un risultato. Cioè è logico che già nella modalità attraverso la quale ci faceva fare ricerca-azione c'è l'elemento chiave che a Barghiana era una scuola di vita e non una scuola di formazione solo per andare alle università. Era una scuola che aveva come punto di riferimento la scuola di base, quella che per lo spirito di quei tempi doveva formare il cittadino e non formare solo ad aggredire le discipline.
Ma poi per assurdo io devo dire che anche nell'aggredire le discipline Don Milani riusciva a farci fare delle cose incredibili, cioè non avendo lui mai fatto una lezione frontale, e questo metterebbe in difficoltà tanti insegnanti che magari dicono io ho letto lettera ma professoressa, mi sono emozionato se non avessi, no, eccetera eccetera, però poi dopo predicano dalla cattedra. Voi sapete che Barbiana aveva una struttura circolare dove ci si guardava in faccia, dove si dialogava, e l'elemento che veicolava, poi magari le domande mi fanno andare più in profondità, che veicolava verso l'obiettivo curriculare. Quindi Don Milani non aveva la pretesa di calare dall'alto verso il basso tutta la conoscenza per infilarla in una testa vuota. Don Milani partiva dalla cultura informale del ragazzo, ti chiedeva cosa sai, perché il suo scopo era rinforzarla per costruire schemi logici. Cioè, se voi andate al museo, ormai Barbiana è diventato un museo, e guardate le mappe concettuali trasferite sui muri, voi vedete che sono tutte parole poste sulla linea del tempo. Era in questo modo, e sempre ogni ricerca partiva dal contesto di realtà, cioè era un tempo platonico, la verità si conosce andando a ritroso. Io per ora mi fermerei qui, ho risposto. Adesso chiedo e passo il microfono a Nicoletta, perché siamo nell'anno del centenario della nascita, vuol dire passato del tempo, ci sono stati dei cambiamenti grossi dal punto di vista sociale, economico, il contesto in cui ha vissuto Don Milani e anche il modello di scuola che c'era allora è molto diverso da quello di oggi, quindi le cose che lui ci dice ci riportano un po' indietro. E allora io chiedo a te, in quanto storica, di porre una domanda a Edoardo. Dunque, io premetto che mi ha sempre infastidito molto la mitizzazione della figura di Don Milani. Io l'ho incontrato nell'85, quando la mia insegnante di filosofia e magistrali ci ha fatto leggere lettera a una professoressa, e sinceramente non ci avevo trovato nulla di speciale, perché era per me, che avevo una, probabilmente maturato una sensibilità particolare alla vita in un quartiere popolare estremamente problematico, cresciuta con gli ultimi, probabilmente quello era ormai superato, no? E mi dava la sensazione che Don Milani fosse semplicemente il figlio del suo tempo, come in realtà poi è. E poi in realtà ho amato Don Milani con la sua, col suo documento sulla disobbedienza e sull'obiezione civile, e tutto quello che l'obbedienza non è più una virtù. Ma questa è proprio la mia esperienza, il mio rapporto con la figura di Don Milani. No, volevo chiedere, Edoardo, rimanendo sulla figura dell'insegnante, stamattina il ministro dell'istruzione ha chiesto un minuto di silenzio in ricordo della povera Giulia, e mi ha colpito moltissimo che in alcune scuole quel minuto di silenzio sia stato riempito dal rumore. I ragazzi hanno fatto rumore per un minuto, hanno disobbedito alla circolare del ministro, grazie agli insegnanti. Ti pregherei di ragionare un po' sulla figura dell'insegnante. Hai ragionato dal punto di vista didattico, che cosa deve essere un insegnante all'interno della classe, no? Il regista soprattutto. Io ti chiederei invece di ragionare su cosa deve essere il ragazzo per l'insegnante per la società,
perché io incontro moltissimi insegnanti nel corso delle giornate del lavoro e la figura dell'insegnante è sempre più screditata, è sempre più sovraccaricata di burocrazia e di meccanismi burocratici spesso inutili e contorti, la scuola che diventa un progettificio, la scuola di tipo aziendale, tutto questo soffoca qualunque ragionamento tu abbia fatto finora, buttando anche discredito sulla figura dell'insegnante che dal punto di vista sociale sembra aver perso quell'essere figura di riferimento, di educatore, di formatore, di persona che offre delle opportunità ai ragazzi. Allora, partiamo da alcuni dati, visto che la statistica, cioè noi abbiamo una società, ce lo dice un ministro che ha fatto una ricerca coinvolgendo tutte le scuole, dove il 72% degli italiani non è più in grado di intendere un testo mediamente complesso. Siamo in una società dove un liceale, se fino agli anni 90 conosceva 1600 parole, un liceale di oggi ne utilizza 400. Capite bene che siamo un po' come nella giara di Pirandello, uno dei teatri che sono stati anche fatti a Barbiana con una scenografia reale, no? nella piazzale sulla chiesa, è per dire un qualcosa che ha anche riferimenti. Allora, insitima il miglior mastice, le massime competenze, il miglior artigiano, però poi alla fine, se non tirava la martellata, rimaneva imprigionato dentro la giara. Capite bene che la scuola è un po' così. Le migliori tecniche, le migliori metodologie, studi universitari, no? Però di fatto non incolpiamo solo gli insegnanti, però di fatto da lungo tempo, dalla caduta soprattutto di Berlinguer, no? La famosa riforma dei cicli, che per me aveva degli aspetti estremamente significativi, cos'è successo? È successo praticamente quello che ci dice Ivan Illich, che la società è diventata la società dei sistemi, si lavora più per l'apparecchio che non per i bisogni e i desideri reali dei ragazzi, e questa ingessatura chi l'ha voluta? È ovvio che è frutto di un'indifferenza generale, cioè la scuola è stata messa, diciamo, nell'ordine delle cose da fare, e lo abbiamo visto anche in questo ultimo governo, cioè per la scuola non si spende una lira in più, magari si spendono per la guerra, per aumentare gli stipendi, no? Del privilegio, insomma, io chi più ha più ne metta, e dirò che insomma dal 90 in poi sono succeduti governi di ogni tipo, e ogni volta che nella scuola si è sentito parlare di riforma tutti sapevamo che più che una riforma era una restaurazione. Il risultato quale è? Per capire, no, la complessità del mondo d'oggi e anche come ci siamo chiusi un po', la complessità la si vede da quello che è lo sguardo degli educatori, cioè educatori come Don Milani e Mario Lodi guardavano il loro gruppo classe, erano competenti per capire ognuno di noi, no? Ogni
ragazzo quali potenzialità e competenze potesse avere, però per loro quello che era importante non era la scuola del giudizio, ma era la scuola del raccordare le diversità. E per paradosso io potrei dimostrare che una scuola che si presentava così esponenzialmente creava grande cultura. Perché se noi liberiamo il ragazzo dall'ansia del giudizio e cominciamo finalmente a capire che la scuola di base forma l'individuo e non il futuro architetto avvocato, se noi si investisse tanto nella formazione dell'uomo, questa società sarebbe completamente diversa. Ma per entrare più nello specifico, per far capire le strategie di Don Milani, Don Milani non faceva lezioni frontali. E allora cosa faceva? Lui per magia, no? Tra virgolette, utilizzava come strumento significativo il giornale. Il giornale era il nostro rapporto con la realtà. Ovviamente c'era anche la comunità, c'era la quotidianità che poi irrompeva. Però, come vi ho già detto, partiva da un motivo occasionale, marginale anche, cioè partiva dalla cultura informale del ragazzo. Si potrebbe anche dire che questa rappresenta la motivazione. Per esempio, la lettera ai giudici, no? Parte da una forma di criticità che avviene per volontà di un gruppo di vecchi allievi che portano a Barbiana il famoso trafiletto dei cappellani militari. Non era nel programma di studi della scuola, no? Perché Don Milani ha considerato importante un trafiletto di 10 righe? Perché quel trafiletto aveva creato un movimento di riflessione che a volte poteva scaturirlo anche una semplice parola o un evento di cronaca, no? Quindi partendo dall'elemento motivante che aveva coinvolto nella riflessione tutta la comunità, perché il problema dell'obiezione di coscienza era quotidianamente sulle prime pagine dei giornali. Quindi noi eravamo coscienti di che cosa volesse dire, no? Perché il giornale era una finestra aperta sulla vita. Cioè, come dire, Don Milani non gliene è fregato nulla del concilio. Quante volte abbiamo sentito questa frase? Ma se noi leggevamo tutti i giorni la prima pagina, ma secondo voi Don Milani scartava quello che era l'esito conciliare? Questo anche per far capire che il regista sa veicolare la, no, aspetti motivanti che sono informali, non hanno una consistenza come un libro un testo scolastico che lui non ha mai usato, per dire, ma hanno questo valore assoluto di dare centralità al ragazzo, che oggi è diverso. Quindi se noi non osserviamo il nativo digitale, è logico che queste modalità sono ormai invecchiate, ma secondo me non sono invecchiate, perché io, calandomi nella realtà del nativo digitale, riesco sempre a condurre un percorso che vada ad aggredire le discipline nel nucleo loro fondante. E allora cosa succede a Barbiana? Che Don Milani, prima ancora di farci andare sui libri,
mette in cattedra i nostri genitori, i quali hanno dovuto raccontare cosa gli è successo da quando è arrivata la cartolina per andare in guerra, no, a quando si sono ritrovati in trincea con le baionette a sbudellare, diciamo, contadini che erano dall'altra parte. Ma capite bene l'emotività che creava. Io scoprì che mio padre faceva parte della leva dei diciassettenni e quindi era andata a militare quasi all'età in cui io riflettevo su queste cose. Ma anche in Ucraina l'età parte dai 16 anni, non pensate che ci sia gli adulti a far la guerra, c'è i sedicenni a morire per la libertà. Quale libertà, mi domando io, se rifletto dentro gli schemi che ci ha insegnato il priore di Barbiana. Però ovviamente non poteva basarsi solo su una reazione impulsiva, anche se motivata e giusta. Quella era la motivazione. Cosa ci ha fatto fare subito dopo? Una lettura sinottica di due testi significativi. Uno era il Saita, cioè lo storico ufficiale della scuola, e un altro era lo Smith, che era appena uscito, Storia d'Italia, e ci disse, essendo lui inglese, sicuramente dirà cose completamente diverse. E nella lettura sinottica io devo dire che mi sono anche tanto divertito, perché uno capisce chiaramente che a secondo degli interessi che ha, lo storico racconta gli eventi. Per cui per il Saita Garibaldi era un eroe, per lo Smith, che fra l'altro descriveva che i famosi mille, se non fossero stati raccattati dalle navi inglesi, non sarebbero nemmeno arrivati in Sicilia. Cioè era proprio un esercito di sbracati. Cioè si capiva che anche a quei tempi era l'apertura del canale di Suez che investiva le grandi impotenze, che provocava una guerra perché si doveva allontanare, no, la Spagna, che dava noia essendo una grande potenza, dal Mediterraneo. Cioè queste erano le cose che venivano fuori, ma la cosa più grave fu quando si lesse pezzi delle trattative avvenute prima della prima guerra mondiale, che la trattativa aveva ottenuto già, cioè gli austriaci, pur di non averci aprire un altro fronte, ci avevano già offerto quello che noi abbiamo avuto, mi pare, con 500.000 di contadini trucidati al fronte, poi feriti, povertà. Insomma, la guerra non è soltanto, no, il morto, e c'è anche, se tu rasi al suolo una città, è tutta gente che non ha casa, non ha luce, non ha gas, non ha scuola, non ha ospedali, non ha, cioè praticamente si capiva che era per la volontà dei grossi industriali, i Krupp in Germania, gli Agnelli in Italia e così via, queste erano le cause reali della guerra, altrimenti non si capirebbe tutto il... E ovviamente quando siamo arrivati alla scrittura della lettera a una professoressa, la tecnica si è ancora più raffinata. Prima scrivevamo insieme, pensando insieme, e il testo veniva scritto sotto riflessione collettiva. Con la lettera ai giudici la tecnica è stata ancora più una bomba, perché quando provate a applicarla, chi insegna nelle scuole, e ve ne rendete conto. Cioè
chiedere ai ragazzi, no, dopo la narrazione, che come avete capito non si fa dalla cattedra, ma è una ricercazione, di esprimere un loro pensiero, di esprimere quello che maggiormente li ha impressionati, cioè insegnare a prendere appunti, che non fa nessuno. Cioè, per Don Milani imparare a prendere appunti era un elemento essenziale. Nella lettera una professoressa c'è scritto, qualcuno non l'ha visto o non l'ha voluto vedere, perché della lettera una professoressa si è preso tutti i messaggi che avevano un senso in quel contesto di tipo ideologico, no? Dovevano conquistare il diritto allo studio, ma nessuno si è soffermato a capire come a Barbiana si faceva scuola. Però c'è scritto. Il tempo passa, abbiamo ancora, diciamo, parecchi punti, poi volevo lasciare anche un po' di spazio ad eventuali domande vostre e andare a dormire prima che ci addormentiamo tutti quanti, quindi dobbiamo chiudere. Chiederei a Marisa se come docente vuoi fare una seconda domanda a Edoardo. Io volevo dire anche un'altra cosa, pormi retoricamente questa domanda, ma lettera a una professoressa, sentendo tutto quello che ha detto, no? La contestualizzazione storica, eccetera, ha ancora un senso leggerlo oggi? La mia risposta è sì, perché quello che conta è quello che stava dicendo, che ha detto alla fine, l'ideologia, cioè qual è l'obiettivo che l'insegnante deve porsi quando entra in classe, cosa vuol dire educare. E un'altra cosa che si faceva quando io ho iniziato a insegnare era quello di incontrare gli altri insegnanti e con loro discutere. Oggi non si fa più. Gruppi dove gli insegnanti si trovino e affrontino argomenti come una lettura e come realizzare, perché il problema è come fare a tradurre in realtà in classe questi principi, non è così semplice, ecco. E un'altra cosa, sentendo anche quello che diceva lui, la figura dell'insegnante regista, ma è anche la figura dell'insegnante che è assolutamente aggiornato su quello che gli sta succedendo intorno, a sé e agli allievi, anche se sono cose, per esempio quelle degli allievi, che magari ci interessano poco o riteniamo poco valide, quelle vanno considerate, perché attraverso questi aspetti, tipo, non so, i social media, i loro videogiochi, i loro film preferiti, si può entrare nella discussione poi di temi che siano effettivamente educativi. Però per riuscire a fare questo percorso bisogna conoscere questo mondo, non rimanere solo nel proprio. L'ultima domanda che ti voglio fare è una domanda per me fondamentale. Nella mia carriera uno dei problemi che mi sono trovata ad affrontare è sempre stato quello della valutazione. Cosa vuol dire valutare nella scuola dell'obbligo e cosa vuol dire valutare nelle scuole superiori? Sono due cose completamente diverse. Però la valutazione deve essere un momento costruttivo, assolutamente. Ecco, e quindi ti chiedo, tu hai detto giusto nel libro, è così, non è una scuola che boccia, questa di Barbiana. Allora, come veniva affrontato il tema della valutazione? C'era un momento in cui si davano dei voti o dei giudizi o qualcosa? O no, primo? E secondo, oggi come dovrebbe essere la valutazione? Io ho un'idea, me la sono fatta, 42 anni di carriera, però voglio sentire. Siete d'accordo? Farei
proporrei una seconda domanda anche da parte di Nicoletta e Edoardo poi esprime una risposta tenendo conto delle due domande, così acceleriamo solo un po' il corso della serata. Non so se Nicoletta ti è venuto in mente qualcos'altro. No, io volevo chiederti cosa non abbiamo capito di Don Milani e qual è l'immagine sbagliata che ci siamo costruiti di Don Milani. E per un altro bel po'. Sì, allora la valutazione. Se noi non ci immergiamo nella didattica, si pensa come tanti hanno pensato, e in questo senso non si è capito, di Don Milani, ma non solo di Don Milani, di Sciari, di Mario Lodi, cioè di quanti educatori in quel periodo lavoravano poi insieme, perché era una convergenza di tante teste che insieme hanno cambiato la nostra società. Quindi è importante anche capire, ma la modalità peculiare con cui Don Lorenzo strutturava le attività in apprendimento cooperativo, e ve la voglio fare vivere proprio in termini pratici, cioè il distribuire a tutti gli allievi un fogliolino, dopo che lo hai educato a prendere appunti, quindi ogni ragazzo piglia il proprio quadernetto degli appunti, questo funziona nelle scuole Barbiana 2040, chi fosse interessato va su il sito Barbiana 2040, si iscrive nella newsletter e vede anche quello che dicono le insegnanti, no? Per dire, è una cosa concreta. Allora il ragazzo che ha imparato a prendere appunti esprime una sua idea che deve rimanere anonima e che ovviamente va messa poi in un contenitore unico dove non è importante che vengano raccolti per argomento, perché più è complicato il processo e più si attiva tante risorse che non si rivolgono solo al contenuto, ma che ti danno lo strumento per imparare ad apprendere, ma non solo per imparare ad apprendere, ma a scrivere avendo basi solide di analisi logica e di grammatica. Allora, quando io inizio il primo giorno il laboratorio, che è il giorno della narrazione che costruiamo, come avete capito, insieme, io utilizzo anche due lavagne tradizionali e tutto ciò che emerge io segno le parole chiavi, no? Una normale mappatura che tutte le insegnanti direbbero, anche io lo faccio, no? Poi quando i ragazzi hanno imparato a prendere appunti, io riduco la mappatura solo alle parole chiave, alle parole non conosciute, a tutto ciò che stimola una ricerca che nel nostro caso non utilizziamo più la Treccani cartacea, ecco un'altra risorsa di Barbiana che avevamo sul Monte Giovi con tutte le appendici, una parete era l'enciclopedia Treccani, ma utilizziamo Google come... Perché è importante non demonizzare gli strumenti? Perché quello che aliena il ragazzo dentro il loop del cellulare non è lo strumento in sé, e su questo si potrebbe parlare per un'ora e non c'è il tempo, ma che imprigiona il ragazzo nel loop del cellulare è quello che gli è stato insegnato fin da piccolo, quando per pigrizia
lo abbiamo abbandonato a un display dove scorrono le immagini e le parole insieme. Morale della favola, io vi porto l'esempio di quando ho pulito due bambini. Il più grande sapeva a memoria il DVD, a quei tempi c'era il filmato, cioè la cassetta, a memoria, anticipava con la bocca quello che era venuto, ma quando io ho cominciato a parlare dei personaggi, degli scenari, di cosa succedeva, il bambino che sapeva a memoria il testo non capiva nulla. E poi noi ci domandiamo come mai i dislessici sono aumentati. Qui si educa alla dislessia, alla disgrafia, all'autismo funzionale ad alto e basso funzionamento, cioè è la società che ha creato uno sguardo diverso sul gruppo classe. Una volta tutto ciò che era, diciamo, negativo si definiva la distrazione. Il ragazzo è distratto. Oggi ci vorrebbe un vocabolario per descriverlo. Cioè, dico queste cose perché non ho molto tempo e cerco di però far capire l'essenza delle cose. Quindi quando poi io raccolgo i fogliolini con tutti gli errori nell'anonimato e a caso ne scriviamo uno nella LIM e i bambini o i ragazzi riflettono su come costruire una frase, ecco che anche la grammatica e l'analisi logica si impara sul campo e non è una banalità. E a correggere sono i compagni di classe, e quindi quello che sa non ha un ruolo subalterno, deve solo capire che in questa scuola c'è l'aiuto reciproco e che te non parli per fare il saputello, ma tu parli per aiutare il ragazzo in difficoltà. Queste erano le strategie di Barbiano. Non si mortificava lì il ragazzo che collaborava, però nemmeno gli si dava un ruolo da campione o da super, no? E così via. Allora, passata la stesura della prima frase, cosa succede? Che la seconda diventa una comparazione, è lo stesso argomento, cioè quello che nella lettera di una professoressa veniva a monte tutto insieme, la tecnologia rende la scrittura collettiva ancora più efficiente, più interessante e più stimolante, perché noi non abbiamo bisogno di mettere il monte in mezzo al tavolo come si faceva a Barbiana, poi discriminare, poi per ogni argomento scrivere dei fogli che occupavano anche tre tavoli. Cioè noi abbiamo tutto lì nella LIM. Cioè tutti collaborano e vedono quelli che sono i risultati. La tecnologia è diventata il foglio, la penna, il vocabolario. Non è più quel display dove scorrono parole e il ragazzo comincia nella comparazione a capire che c'è più argomenti. Allora via via che si prende le frasi, si correggono, alla fine abbiamo un testo decente di cui però non ci accontentiamo, e allora si va a complicare il testo. Qui ci potrebbe andare un inciso perché questo personaggio non gli diamo un attributo, allora troviamo un aggettivo, cioè usiamo i vocabolari, andiamo sui sinonimi e contrari, cioè capite che l'insegnante è un mediatore, non predica né verità ideologiche né predica quello che sa. Ovviamente se ha cultura veicola il tutto, come ho detto, sull'obiettivo curriculare,
per cui alla fine dell'anno non è che i ragazzi, anzi, i ragazzi che vengono educati in questo modo vincono le timidezze, che oggi i ragazzi non parlano più, vincono le timidezze, sanno stare insieme, risolvono i problemi da soli come è giusto che sia, senza le imposizioni e i giudizi. Non è così lineare, però io parlo in grandi linee. Quindi la valutazione, come la programmazione, avviene in itinere. Una volta che noi ci siamo liberati, essendo la scuola di base, io sto parlando degli istituti comprensivi fino ad arrivare al biennio delle scuole superiori, la scuola dell'obbligo fino all'età adulta. Poi ovvio che se uno va avanti non può diventare l'architetto che fa crollare i ponti o il medico che non sa fare il suo mestiere. La scuola a un certo punto è logico che deve dare priorità alla disciplina, perché è quello che ha scelto, e non più alla formazione dell'uomo, anche se non è tutto così rigido, sempre ci sarà da... Quindi la programmazione, come vedete, avviene in itinere, perché quando io veicolo, no, verso l'obiettivo curriculare, io programmo cosa fare giorno per giorno e non ho bisogno di chissà che cosa, di no, cioè tutte queste ingessature che si lavora più per apparecchiare la tavola che nell'insegnamento diretto, no? Quindi, e quindi anche la verifica la facciamo insieme ai ragazzi, perché i ragazzi si verificano da sé. Al momento che il saputello vede quello che non ha mai parlato che parla e si metta, vuol dire che ha capito anche che sono importanti anche le socialità, il rispetto e la valutazione. Come si fa quando si vede tutto? La valutazione è un raccordo, non ha senso creare i presupposti del giudizio, perché noi vediamo benissimo se i ragazzi rendono il massimo di quello che possono dare oppure no, perché sono sotto, cioè quando te dialoghi, quando te scrivi insieme, e ovviamente c'è anche delle strategie per dire quando si legge il fogliolino, lo si detta per scriverla alla mimma, si tende a fare andare il ragazzo che è più fragile, perché quello lo sanno far tutti. Quando c'è da fare la ricercazione, che lo diamo anche come compito, cioè noi oggi non vi diamo compiti, ma voi domani sapete di che cosa parliamo, e domani qualcuno di voi viene e farà scuola. Quindi, oltre che protagonisti, la mattina sono loro che apparecchiano la tavola. Ma queste sono solo, diciamo, l'essenza di tante strategie e modalità di lavoro che funzionano e riportano la didattica attiva nel suo insieme e soprattutto il modello Barbiana nella scuola. Grazie Edoardo, ci sarebbero ancora un sacco di domande da porti, però io proporrei, se nel pubblico c'è qualcuno interessato, alzi la mano e così diamo la possibilità. La domanda di Nicoletta, hai risposto alla domanda di Nicoletta? Giovanna dice, hai risposto alla sua domanda? Sì, perché io ho detto che il modello Barbiana in questo modo torna nella scuola anche oggi. Ci prende appunti, notate. Mi avevi lei chiesto le appunti. Ho visto l'immagine sbagliata di Don Milani. Che cosa l'immagine sbagliata che abbiamo, io l'ho descritta nel fatto che se noi prendiamo di questo libro solo l'aspetto ideologico, per esempio se io prendo quella frase, finché l'ultimo non va avanti la scuola non va avanti, ma dove vado? Cioè è logico che quello lo contestualizzi in una situazione dove l'obiettivo è avere tutti il diritto allo studio,
ma che se te lo travolgi nell'attività didattica e tu perdi il rapporto con i ragazzi collaborativi e che sanno ma dove vai, come fai a fare scuola a livello collettivo. Cioè, se a Bargnana c'era chi aiutava l'altro, vuol dire che si dava per scontato che uno aveva più fragilità e un'altra aveva più competenze. E allora l'integrazione è questa. Allora ritorno a chiedere se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda. Guardate le timidezze che non sono fuori luogo, così andiamo oltre. Allora ne faccio una io, perché no, ora aspetta no, ma intanto la metto lì, poi ecco la mano alzata. C'è qualcuno che può parlare a voce? Perfetto. Beh, intanto grazie per la testimonianza. Io ho passato l'estate a studiare Don Milani, a rivedere tutti i testi di Don Milani e anche molti testi scritti su di lui, perché dovevo fare un paio di relazioni, l'ho fatta oggi. Ho l'impressione, sentendo soprattutto le ultime cose, che ci sia un equivoco che non è ancora stato risolto. E anche da quest'ultima testimonianza mi ha lasciato un po' perplesso. Io ho l'impressione che l'errore madornale che noi abbiamo fatto sia stato quello di voler clonare Don Milani, cioè prendere la sua esperienza e portarla di peso in contesti che non avevano e non hanno nulla a che vedere con Barbiana, perché la realtà da Barbiana ad oggi è cambiata come più di quanto non fosse cambiata dai tempi di Abramo ai tempi di Barbiana. Ora, Don Milani non va clonato, bisogna prendere il DNA di Barbiana e applicarla nelle nostre realtà. Noi viviamo in una realtà post-verità, in cui non c'è l'ignoranza del contadino, che potevo essere io quando sono andato in prima media da una pluriclasse che non avevo imparato quasi niente, ma c'è l'inflazione delle informazioni. Allora, come aiutare i ragazzi a districarsi, non a cercare le informazioni, ma a districarsi nell'inflazione delle informazioni che li sommerge letteralmente? Sono due situazioni abissalmente diverse e forse bisogna trovare in questo DNA le indicazioni per muoversi oggi, che sono diverse da quelle che servivano per muoversi in Barbiana. Grazie. Io vuoi rispondere subito? Sì, perché è una cosa interessante quello che lui dice, cioè il nativo digitale in qualsiasi situazione, anche un bambino di 5 anni che solo sa smanettare, l'informazione la trova, la nozione la trova, gli fai la domanda, se gli lasci il cellulare lui ti risponde, ma lui non sa discriminare, cioè non sa utilizzare nei contesti le proprie competenze, che poi è quello che dicono tutti gli esperti, però una volta verificata la cosa, perché non mandare un feedback alla scuola per vedere di modificare gli aspetti negativi, come appunto sollevava allora non me li ricordo, cioè la mancanza proprio di una relazione basata sul costruire insieme le situazioni. Secondo me, molto spesso è stato banalizzato, nel senso che... Ma laggiù ti sentono, io ti porto il microfono, senti il microfono. Secondo me molto spesso è stato banalizzato, nel senso che magari ci sono delle nuove metodologie che dicono di applicare il metodo che è stato applicato a Barbiana, in realtà non è così, oppure si pensa che questo tipo di scuola sia stato molto semplice, in realtà secondo me era una scuola molto impegnativa, molto seria,
comunque impegnava molto sia Dommilani sia gli studenti, cioè non vuol dire facciamo tutto quello che vogliamo, invece molto spesso si interpreta in questo modo, per cui in realtà assoluto uno fa quel che vuole, che vuol dire che non si è conosciuto il metodo di Dommilani, ma questo è importante. Se posso integrare, visto che in questi giorni hai detto, conoscendoti, ho fatto un giro, mi hai detto in tanti posti, sono 20 giorni che manchi da casa, sì. E nella tua vita tu hai fatto per anni il formatore, allora dacci concretamente qualche risultanza dei tuoi interventi in questi tanti laboratori che fai, qualche risultato che ti viene in mente da parte delle scuole, che sia nell'ottica di che cosa dicevano dal pubblico, sia Giovanni che quel signore, che non è quello di clonare Don Milani, ma di cogliere quella che è l'essenza e riportarla ai tempi di oggi, alla scuola di oggi, ai giovani di oggi. Sì, no, io posso descrivere come faccio un laboratorio introduttivo. Sì, e qualche risultato, sì. Per capire quanto sia realizzabile nella scuola di oggi. Cioè, allora, io quando faccio un laboratorio la mattina prendo un gruppo classe, no, che lo chiamiamo gruppo di controllo, che è osservato mentre faccio scuola da tanti insegnanti che magari sono collegati in rete, ovviamente sono insegnanti della scuola, anche la dirigente, no, anche qualche genitore partecipa a questa osservazione. Dopodiché il pomeriggio ci ritroviamo e gli osservatori narrano cosa l'esperienza gli ha trasmesso e in base a quello che emerge noi costruiamo poi le successive giornate. Quindi, come ho già detto, si parte da una narrazione spontanea e appena si coglie il veicolo giusto, no, si trasforma in un processo formativo significativo che ha come scopo raggiungere un obiettivo curricolare. Cioè, se si parla del presente e del passato, all'improvviso c'è quello, no? Non siamo mica ai tempi, e questo può dare spunto a costruire una prima mappa intelligente che è la linea del tempo, che tutti dicono, ah, io la uso la linea del tempo, ma se te la usi è un conto, se te la costruisci è un altro, e se tutti i giorni ogni apprendimento viene inserito sulla linea del tempo è un'altra ancora. Cioè, a quel punto si applica Barbiana, perché è lo schema logico quello che noi dobbiamo dare. È perché l'apprendimento, ci dice la neuroscienza, avviene per analogia, per associazione. Non abbiamo le cassettiere e soprattutto l'apprendimento non può essere disciplinare a quell'età, soprattutto i bambini, ma deve essere un approccio globale alla conoscenza. Quindi già il primo giorno cosa nasce? Che le insegnanti capiscono che devono essere in sintonia tra loro e che la tematica non va condotta ai programmi inventati che non esistono, perché qualcuno ci fa i libri di testo, ma si affrontano perché sono argomenti imparentati tra loro. L'insegnante capisce che esiste una modalità che non è più quella del predicatore, ma quella di stimolare il ragazzo a trasformare la scuola in una ricerca conoscitiva continua, no? Per cui tu passi da un argomento all'altro. Può apparire che la scuola è proprio anarchica perché a volte sul momento gli insegnanti si spaventano, ma questa è la normale modalità, ci dice la neuroscienza,
attraverso la quale noi impariamo. E il secondo giorno c'è l'importanza di prendere appunti. Quindi noi dobbiamo trasferire alcune cose significative nell'arco di una settimana. Quindi quello che io ho narrato, no, è più strutturato. Quindi il bambino ha il quaderno degli appunti che fa emergere tantissime cose. Noi per esempio si prendeva appunti rimanendo nel testo, ma i bambini d'oggi hanno talmente bisogno di riconoscimento che per assurdo scrivono dei veri e propri capolavori. C'è chi incornicia le parole, parlo degli elementari in questo caso, c'è chi disegna ogni parola, c'è, no, cioè, e viene fuori tutte le personalità, tutte le indole, i modi d'essere, il modo con cui vorrebbero esprimersi, e di conseguenza al termine del secondo giorno, se loro hanno capito, non dico imparato, ma capito cosa vuol dire prendere appunti, cominciano a imparare a discriminare, quindi a non prendere più un messaggio come una verità assoluta, perché al momento in cui tu discrimini una parola, su quella parola poi tu ci lavori in termini critici, e può darsi che sia proprio la parola, Don Milani diceva le parole come personaggi, le parole nel loro etimo raccontano storie. Cioè, se Don Milani partiva dalla parola Giotto perché uno leggendo il giornale c'era la ricorrenza, lui ti poteva subito dire Giotto qui, Giotto là, e invece Don Milani cosa ti diceva? Giotto era l'uomo più ricco del Medioevo, per cui noi ci si domanda, non è quello della pecorina, no? Che disegna, e allora viene fuori tutta la cultura informale. Qualcuno cita Cimabue, qualcuno cita Lo di Giotto, tante piccole cose che fanno parte della cultura, no, anche povera, tra la gente, sulle quali però uno comincia a dire, ma cosa faceva poi Giotto? Alla fine viene fuori che dipingeva cattedrali. E che cos'era una cattedrale? E allora veniva fuori la bottega. Ma quando Giotto si muoveva da Firenze per andare a Assisi, e allora si scopriva che era un intero paese con i cavalli, con i carri, perché c'era da portare gli strumenti, c'era, cioè, capito? Veniva narrata la vita del Medioevo partendo da una parola. Oppure se andate su internet e cercate Borghese, questa volta però su www.barbiana.it, e voi vedete che la parola Borghese nasce rivoluzionaria, cioè, Dante era un borghese che si vantava d'essere, no? Poi la parola, no, cresce di valore fino alla rivoluzione francese. Oggi se dai di borghese a uno, quello piglia una scarpa e te la tira dietro. Quindi capite la modalità di un processo che costruisci riflettendo sulle parole. Quindi il terzo giorno cominciano a venire fuori quelli che hanno un po' preso in mano il metodo e che diventano gli oratori. La mattina non siamo più noi a spiegare cosa fare, ma sono loro che alzano la mano e dicono io ho approfondito questo argomento, e allora lo legge, lo riflettiamo, i ragazzi o i bambini continuano a prendere appunti, e quando l'argomento è esaurito altri fogliolini che vanno nella solita. Poi ovviamente questa modalità è utile nelle scuole elementari e come elemento di partenza nei momenti significativi,
è logico che quando cresciamo, abbiamo imparato a prendere appunti, tutto si svolge anche con processi che non hanno tutti questi passaggi. E succede poi che il quarto giorno i ragazzi non solo hanno capito cosa vuol dire essere protagonisti, ma cominciano anche a valutarsi tra loro. Cioè, ma io stesso che non conosco nessuno, il quarto giorno capisco chi è più debole, chi è, no? E capiscono attraverso le strategie che utilizziamo noi quali potrebbero essere le strategie che utilizzerebbero anche loro. Allora, se all'inizio parlavano pochi, all'improvviso parlano tutti, perché quando sono a casa, anche solo per far vedere, è il quinto giorno. Ora considerate che tutti i giorni c'è il pomeriggio con gli insegnanti, quindi non è che le situazioni sono tutte uguali. Io ho fatto capire un po' il percorso com'è in grandi linee, poi c'è un contesto che aggredisce subito alcune cose, quello che è più lento, per esempio verificare che un bambino di quarta elementare ha un vocabolario attivo più ricco di uno di prima media vuol dire che c'è stata un'involuzione. Allora, al momento in cui nasce il rapporto con i pari, la contestazione, ma poi vengono fuori tante cose, il fatto che non c'è più il rito, che ognuno mangia nella propria stanza, che ognuno ha il proprio display, cioè viene fuori tutto da un rapporto di questo tipo. E se noi, termino, vedo a che ora vogliamo arrivare, non si fa provare ai ragazzi, agli allievi, un brivido di piacere, cioè il piacere di imparare, il piacere di stare insieme, perché gli si fa capire che noi siamo, come si dice, l'espressione della realtà esterna, che nella vita si lavora sempre in squadra, e quindi il nostro stare insieme è presupposto di quello che vivremo domani nella realtà adulta. Cioè, dargli un senso di prospettiva, cioè che sia un tempo scolè, si dice noi, perché anche scolè, da cui deriva scuola, e termino davvero, se noi andiamo a vedere l'etimo di scolè, Platone ce ne parla nel Timeo, cronos il tempo dell'essere, no? Cioè aion il tempo dell'essere, cronos il tempo del divenire, e scolè il tempo dell'indugio e della lentezza. Se non si esce dalla frenesia dell'ansia di prestazione, il tempo scolè non verrà fuori mai, perché la scuola è riflessione. D'accordo, chiudiamo qua, perché volendo potremmo fargli ancora un sacco di parole, un sacco di domande. Lui, prego. Siccome ho avuto la fortuna di essere a Barbiana 2 anni fa, sì. Il signore l'avevo conosciuto in quell'occasione. Come ero là in quei, sì, cioè, lei e altri due compagni di scuola, va bene? Ah, ok. E in realtà mia non è una domanda, è un po' una riflessione velocissima su due aspetti. Uno, il clima che si respira ancora in quel posto dove arrivi a piedi con la lingua lunga così, lo puoi alla fine, e poi arrivi lì e ti vedi tutte queste stanzette che sembrano povere, però tu, se per un attimo ti siedi lì, ti rivedi tutti questi alunni che lavorano nelle botteghe, ci sono ancora tutti gli strumenti, le cose che usavano per imparare. E era venuto fuori dal signor Dario e dai suoi compagni la figura di un Don Milani e di una pedagogia del rigore,
ma era un dolce rigore. Era il dolce pugno di ferro che lui utilizzava con loro per spronarli, mandarli magari in Inghilterra, 15-16 anni, quello che noi adesso chiamiamo Erasmus. Lui è stato uno, è stato uno che aveva già visto lungo su questa cosa. E mi dispiace che a distanza di tutti questi anni questa pedagogia del rigore venga scambiata, passatemi il termine, per la maestra cattiva, la prof non mi capisce. Secondo me questa pedagogia del rigore è brutto che si sia persa nel tempo, non intesa come ti punisco, ti umilio, intesa come ti sprono, faccio uscire quello che tu hai dentro, magari non hai avuto la possibilità fino adesso di tirar fuori, possibilità, contesto sociale e quant'altro. Grazie. Grazie, grazie. Allora direi che Edoardo, 4 volte papà naturale, più accolto altri 4 figli, quindi diventa, cioè, una famiglia, si arricchì, più volte nonno, continua ad essere uno dei ragazzi di Don Milani. Un grande applauso. Dove accoglievamo tutti, come, quindi era una grande comunità, non è che fossi io solo. Non l'ho detto per vantarti, ti ho detto che il tempo è passato, ma continua a rimanere il mio ragazzo. Grazie a tutti, vi ricordo, per chi ha la pazienza e l'interesse, che domani continuiamo con Edoardo e con Gianni De Maio un altro dialogo su un tema diverso. Non parleremo di didattica, ma parleremo di povertà, partendo dal rapporto di Caritas Italiana che è stato pubblicato venerdì scorso. Quindi siete tutti invitati domani in seminario alle ore 17:30. Altre cose, ci sono un po' di libri di Don Milani in vendita. Chi vuole far avere l'autografo di Edoardo su lettera a una professoressa, un'occasione anche questa. E domenica ci sarà l'incontro.